dovete sapere una cosa di me. Quando sono, diciamo, alterato, faccio sempre una cosa di cui molto spesso poi alla fine potrei pentirmi. Ripeto, molto spesso, non sempre. Ovvero cosa faccio? Vado a mercatini dell'usato e faccio qualche acquisto improvviso per calmare i miei nervi. Molto spesso, come ho detto, compro qualche cazzata. Molto spesso magari diciamo che l'acquisto è un po' discutibile. Beh, diciamo che l'acquisto di oggi passa fra il utile e l'inutile, perché oggi ho acquistato uno stand di ricarica per il DSi. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Mercatini dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ok, sì, questo episodio diciamo che è monotematico, prende in considerazione un solo oggetto. Ma diciamo che era talmente bella l'idea che ho detto quasi quasi un episodio unico glielo dedico, perché effettivamente a voi sembrerà una cazzata ora come ora, ma possedendo io un DSi in edizione limitata ho pensato, beh, metterlo su uno stand dedicato potrebbe essere una bella idea. Come potete vedere, questo è ancora scatolato nella sua custodia originale, rovinato a merda, e dallo sporco che potete notare, questo non è un fondo di magazzino, è un fondo di un fondo di un fondo di un fondo di un magazzino. Sporco a parte, questo è il Suite 3 SCS System della Atomic Accessories. Ora, io me la ricordo la Atomic Accessories durante il periodo del Nintendo DS, passiamo quindi dal Nintendo DS1 al DSi XL, diciamo, fino ad arrivare al 3DS, ma del 3DS mi ricordo già molto poco di questa azienda. Sfornavano veramente di tutto di accessori, non solo loro, per carità, c'era una marea di aziende, tipo la P3, non lo so, quella porta custodia da anni ormai, che sfornavano di tutto, santo cielo, gli stock di ricarica, porta custodie, le custodie, veramente sfornavano di tutto e di più pur di accapararsi un minimo di quattrini, giustamente. E questo, tra l'altro, non è neanche l'unico stock di ricarica che ho comprato, perché al tempo, quando avevo appena rifatto la mia scrivania, avevo acquistato questo dock di ricarica per il New Nintendo 3DS. Come potete vedere, però, non ci entra, perché se c'ha la pellicola protettiva il 3DS, occupa giusto giusto quel po' di spazio, ma proprio tanto così, neanche troppo, da non permettergli di infilarsi dentro. Tra l'altro questo ora non lo uso più da un po', infatti c'ha un po' di polvere all'interno, dovrei rimetterlo sulla scrivania appena gli riesco a trovare un buco adatto. E come potete vedere è comodo, perché lo infili dentro, lo lasci caricare e via, pronto all'utilizzo. E appunto la questione della pellicola protettiva, vabbè, se veramente volessi usarlo quel dock di ricarica, mezzo secondo messa, mezzo secondo tolta. Pellicola trasparente che tra l'altro abbiamo già mostrato in questa serie, che mi ha regalato un commesso perché probabilmente gli ero simpatico. E soprattutto questa cover protettiva è stata molto utile. Ancora oggi io mi porto il Nintendo 3DS in giro, nonostante non lo porti più nessuno, nella speranza che con lo Street Pass io trovi qualcuno, ma come ho detto, non succede più. Ma oggi non stiamo parlando del 3DS, ma bensì del suo fratellino maggiore, il caro e vecchio DSi. Quando è uscito questo, io lo ammetto, l'ho comprato senza neanche pensarci troppo. Me lo ricordo come se fosse ieri. Quando era appena uscito io questo, non ci ho pensato due volte, l'ho voluto comprare e me lo ricordo pagato, nuovo, 120 euro. Acquisto del quale sinceramente un po' mi sono pentito poi dopo, infatti l'ho rivenduto per poi, stupidamente, anni dopo, ricomprarlo usato a 20 euro. O forse erano 15, non mi ricordo. Sinceramente il DSi non ha nulla da invidiare al DS Lite o appunto al prima citato 3DS. La sua peculiarità al tempo era che aveva la fotocamera, ma la qualità faceva schifo. Dite cheese? Certo, magari vederlo a distanza vi sembrerà anche buona,
ma vi posso garantire che no, non lo è. Certo, per un bambino magari non è una cosa importante, per me lo era, perché come sapete io sono fanatico delle fotografie e questo fu uno dei motivi per cui l'ho rivenduto, per comprare con lo stesso prezzo di vendita una PSP e un Nintendo DS Lite. Questo perché? Perché al tempo possedevo una di queste. So che è sbagliato, ma al tempo da bambino avere un R4 era veramente... avevi fatto jackpot. Ma sto espiando le mie colpe di aver comprato un R4 da bambino comprando tutti quanti i giochi originali. E siccome ero stupido, non riuscivo a far funzionare questa R4i sul DSi. E questo fu anche uno dei motivi per cui l'ho venduto. Anni dopo, smanettando un po' con tutti i file all'interno, sono riuscito a farlo funzionare. Ed ecco perché ad oggi utilizzo ancora il DSi per giocare a giochi che non possiedo. Ma con tutti i giochi originali, diciamo che mi sono buttato sul fratello un po' più muscoloso, il DSi XL. Come potete vedere, ha uno schermo molto migliore. Te, cioè, guarda, se non sbaglio è il 25% più grande. Ma come ho detto, ancora questo Nintendo io ad oggi l'utilizzo. E arriviamo appunto al discorso di prima, questo dock di ricarica. Vediamo com'è. Ecco fatto. Aspetta che, prima che mi taglio con la plastica, cerchiamo di tirarlo fuori, perfetto. Ecco qua, un po' zozzo. E all'interno troviamo anche un cavo, se riesco a tirarlo fuori, mannaggia. Ecco fatto, ce l'abbiamo fatta. Ed ecco qui cosa abbiamo trovato. Il nostro dock di ricarica della Atomic. Ora, vi sembrerà una cazzata, e lo è. Ma per quello che l'ho pagato, ci sta anche. Vediamo le sue funzionalità. Si inserisce il DSi all'interno del dock. Ecco qua. E lui lo tiene fermo e in carica. E devo dire anche... in modo abbastanza efficace lo tiene fermo. Vabbè che tanto non è che lo devi mettere a penzoloni quando lo utilizzi, però già che lo tiene è fantastico. Appunto, abbiamo la nostra stazione di ricarica. Qua si infila il caricatore. Ecco fatto. Vediamo se riesco già a metterlo in carica. Ed ecco qua. Questo è il dock che sta funzionando. Come potete vedere si accende questa luce e si accende anche la ricarica del DSi. Ora, non so se una volta caricato del tutto questa luce si spegne solo questa, ma provando a staccarlo la luce rimane accesa. Questo mi fa pensare che anche con il Nintendo DSi carico la luce rimanga accesa. Diciamo che è un po' una rottura di palle, ma basta staccare il filo. Altre funzionalità di questo dock sono questo sportellino dietro, su cui possiamo mettere questa sottile, ma proprio sottile, sbarretta di ferro per tenerlo alzato. E questo già per me è una funzionalità incredibile, visto che questo dock di ricarica potrei benissimo non usarlo appunto come dock di ricarica, ma anche come stand per metterci il mio Nintendo DS edizione limitata di Kingdom Hearts. Ma che bello! Messo così già fa la sua porca figura, secondo me. E soprattutto possiamo anche aprirlo volendo. In teoria tu puoi usare il Nintendo DS anche mentre qua sul dock di ricarica, perché come potete vedere lo schermo si apre completamente, non va a toccare e tutto lo schermo è libero. L'unico punto è che le uniche cose che non sono libere sono i tasti LR. Metti caso che in un gioco non ti servano, tipo Pokémon, puoi usarlo, però per esempio il pennino devi tirartelo fuori prima, se no non riesci ad utilizzarlo. Ma vediamo un'altra funzionalità di questo dock, ovvero un piccolo storage qua sotto. Abbiamo uno spazietto per due giochi del Nintendo DS e uno per la SD. Ora vorrei capire una cosa, quante persone cambiavano o si portavano dietro un SD col Nintendo DS? Seriamente, cioè... una volta che avevi messo anche solo una SD da 1 giga, vediamo, aspetta, dovrei averla qua dentro. Ecco qua, c'ho ancora quella originale che usavo quando avevo il mio vecchio DS. Da 1 giga, è 1 giga questo, niente più niente meno. Una volta che c'hai veramente una SD come questa, non ti serve cambiarla.
A meno che proprio non facevi lo sborone, guardate quante foto ho fatto. Un'altra SD, a cosa ti serviva? Volendo fare appunto i suddetti sboroni, infilavi la SD qua dentro e quella rimaneva ferma, anche se in realtà spingendola giù, come potete vedere, questa cade. Ma come ho detto, la SD non è che ti servisse. Ma se invece prendiamo dal nostro portafoglio di giochi senza custodia un gioco qualsiasi, ad esempio Super Scribblenauts e non so, Golden Sun, possiamo infilarli qua dentro e vedete che questi si incastrano all'interno e non cadono, non cadono perché c'è un piccolo spazio in cui incastrare questo qua sotto. Perché non avete fatto la stessa cosa con l'SD? O in realtà c'è, aspetta. In realtà c'è, c'è lo spazietto, ma è talmente minuscolo, è talmente minuscolo che anche incastrandola comunque questa cade. Mentre i giochi bene o male, anche se come ho detto non lo piegherai mai in questo modo, rimangono su. Comunque una cosa carina avere uno spazietto extra nascosto sotto il tuo dock di ricarica. Anche se come ho detto io i miei giochi preferisco portarli qua dentro. Questo tra l'altro è un altro oggetto che volevo mostrarvi in un prossimo video, che vi sto già mostrando adesso. È un piccolo portafoglio, porta 24 giochi del Nintendo DS e del 3DS. L'unica pecca è solo questa. Io l'avevo ordinata di un colore specifico e mi è arrivata, in realtà c'è scritto rosso su questa, ma è palesemente rosa, ma va bene uguale perché alla fine mi frega poco e mi basta che contiene i giochi. Ed infine, cosa molto molto ovvia, è che questo dock di ricarica ovviamente funziona solo col DSi. Col Nintendo DSi XL è più grosso il Nintendo di tutto quanto lo stand, che ovviamente non ci entra. Lo so, questo episodio diciamo che è stato più un mio mezzo sfogo, ma anche una presentazione carina di questo oggetto. E chissà, altri oggetti simili potrei fare un altro video simile, chi lo sa. Potremmo andare alla scoperta di tanti altri accessori per varie console che adesso non si utilizzano più, ma che secondo me hanno ancora il loro utilizzo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per aver seguito anche questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo episodio, sperando che io non sia ancora incazzato e faccia altri acquisti senza pensarci. Alla prossima, ciao!